Siamo nel North Carolina, anno 2011. La battaglia legale tra Grant Hayes e la sua ex compagna Laura Ackerson si conclude dopo mesi di duri scontri in aula e fuori con l'assegnazione della custodia al padre. In base alla decisione del giudice, Laura avrebbe potuto vedere i suoi figli solamente nei fine settimana. La decisione però fu controversa e temporanea, valida cioè solo per un anno visto che entrambi i genitori avrebbero dovuto essere sottoposti a valutazioni psicologiche. Questo perché Grant sostenne che Laura avesse problemi mentali, mentre lei, che il suo ex compagno fosse dipendente dalle droghe. La versione di lui fu evidentemente più convincente, ma, come ho detto, non definitiva. La relazione tra i due era iniziata nel 2007, dopo che si erano conosciuti ad un concerto tenuto dall'uomo. Sì, Grant era un cantautore, musicista o una cosa del genere. Un artista, insomma, scarso come pochi, ma pur sempre un artista. Tra alti e bassi la loro storia era andata avanti per 3 anni. Più bassi che alti, a dire il vero. Tanto che nel 2010, quando già era iniziata la battaglia per la custodia dei figli, lui sposò un'altra donna, la 46enne Amanda Smith, di 12 anni più grande di lui. Un'attrice mancata, con qualche apparizione televisiva ed una comparsata nella serie I Sopranos. Questa cosa li accomunava. Anche Grant era un cantante musicista che ci provava, ma senza grosso successo. Quindi i due in teoria formavano una coppia perfetta. Nel 2011, un anno dopo il matrimonio, ebbero anche una figlia. C'era una cosa che Amanda non amava particolarmente, anzi, che odiava proprio. Ovviamente Laura, la ex di suo marito. Probabilmente anche per aver sposato la causa di Grant nella battaglia per la custodia degli altri due figli ed aver creduto alla versione di lui in base alla quale Laura era un po' fuori di testa. C'è da dire che anche Grant Hayes non fosse molto normale da questo punto di vista. Aveva raccontato alla moglie di essere una specie di viaggiatore nel tempo, ed essendo certo che il mondo sarebbe finito il 31 dicembre 2012, aveva in programma di lasciare il pianeta e trasferirsi in qualche comunità aliena prima di quella data. In che modo? Beh, non chiedetelo a me. Visti questi presupposti, Laura Ackerson, 27 anni ai tempi, sperava quantomeno di avere la custodia condivisa dei figli, cosa che purtroppo per lei non avvenne. Il 12 luglio del 2011 la donna ricevette un'email dal suo ex compagno che le chiedeva se avesse voglia di vedere i suoi figli fuori dalle giornate che le erano state assegnate. Lei accettò, partendo da Kingston, dove viveva, per arrivare a Raleigh, città di residenza di Grant, a poco meno di 100 miglia di distanza. Alle 5 del pomeriggio, ormai quasi giunta a destinazione, lo chiamò al telefono. Da quel momento, il buio. Alle 9 di sera non risponderà alla chiamata di un suo partner di lavoro ed anche nei giorni successivi nessuno avrà notizie di lei. Laura Ackerson venne dichiarata scomparsa. Dopo alcuni giorni di ricerche, il 20 luglio la polizia si presentò a casa di Grant e Amanda Hayes, essendo venuti a conoscenza che la donna sarebbe dovuta andare lì per vedere i suoi figli. Inoltre venne fuori che qualche mese prima Laura avesse detto al suo avvocato che si occupava della causa per la custodia di temere per la sua incolumità. Quando gli agenti arrivarono presso la residenza degli Hayes, né lui né la moglie si fecero trovare in casa. Notarono immediatamente un intenso ed inconfondibile odore. Candeggina. Inoltre dall'appartamento mancavano una tenda da doccia, un aspirapolvere ed alcuni tappeti. Tutti oggetti rinvenuti in un bidone della spazzatura poco distante dall'abitazione, assieme ad un paio di guanti, sui quali, dopo le analisi di rito, venne rinvenuto il DNA di Laura. All'interno dell'appartamento venne inoltre ritrovata una nota, nella quale c'era scritto che Laura consentiva di lasciare la piena custodia dei figli a Grant in cambio di $25.000. E visto che evidentemente non c'erano già abbastanza elementi per consentire agli inquirenti di comprendere cosa fosse accaduto, Grant lasciò in giro anche il testo di una canzone intitolata Man Killer. Vi risparmio il testo, ma di certo era abbastanza allusivo. Ovviamente la polizia iniziò a tracciare i movimenti della coppia dal 13 luglio in avanti e scoprirono che il giorno 14 erano passati da Walmart per fare la spesa. Una spesa un po' particolare. Una sega. Coltelli, occhiali di protezione, guanti e buste di plastica. Nello stesso giorno Amanda chiamò sua figlia, che aveva avuto molti anni prima da una precedente relazione, chiedendole di portare i bambini di Grant fuori, cosa che la ragazza fece, e passarono l'intera giornata in un parco giochi. Poi, il giorno 16,
Grant acquistò del ghiaccio e refrigeranti, oltre ad affittare una specie di cargo, di quelli che possono essere trasportati con l'auto. Comunicò all'azienda di noleggio che sarebbe andato in Texas e la stessa cosa fece Amanda con sua figlia, dicendole che sarebbe andata a trovare sua sorella Karen, che effettivamente viveva in Texas. I due, assieme ai figli piccoli, arrivarono a destinazione il 18 luglio. Il giorno seguente, Grant acquistò guanti ed una bottiglia di acido in un negozio locale. Effettivamente la coppia soggiornò presso la residenza della sorella di Amanda in quei due giorni. La donna abitava vicino ad un fiume popolato da molti pesci e qualche alligatore. La notte del 19 luglio chiesero a Karen di noleggiare la sua barca ed uscirono in acqua. Chissà cosa saranno andati a fare a quell'ora. Certo, anche la sorella di Amanda avrebbe dovuto porsi qualche domanda, ma a quanto pare rispose solo a quelle degli inquirenti, qualche giorno dopo. Comunque sia, il 20 luglio i novelli Bonnie e Clyde tornarono a casa loro, a Raleigh, dove trovarono la polizia ad attenderli. Dopo aver ricostruito spostamenti, acquisti e tutto il resto, fu abbastanza intuitivo andare a dragare quel fiume nei pressi dell'abitazione della sorella di Amanda. Ciò avvenne il 24 di luglio, e non è molto difficile indovinare cosa trovarono. Resti umani smembrati e parzialmente decomposti, appartenenti ovviamente a Laura Eckerson. La causa della morte fu determinata in omicidio, senza però riuscire a definirne con certezza le modalità. Probabilmente asfissia o trauma alla testa. Il 25 di luglio, a 13 giorni dalla scomparsa di Laura, Grant e Amanda Hayes vennero accusati di omicidio di primo grado. Tutte le fasi di questa storia, elencate in precedenza, rendono piuttosto chiaro il grossolano piano dei due. Dopo aver ucciso Laura in casa loro, la fecero a pezzi, cercando di conservare il corpo in diversi contenitori termici durante il trasporto verso il fiume, dove decisero di gettarne i resti. La cosa forse peggiore è che si sia trattato del loro piano originario, e non di un piano d'emergenza. Se non per la parte del fiume, forse, visto che prima tentarono di sciogliere il corpo nell'acido, senza riuscirci. Alcune telecamere di servizio immortalarono Amanda mentre si disfava di alcuni contenitori, sui quali vennero ritrovate, appunto, tracce di acido. Lo sceriffo che si occupò dell'omicidio disse che in 30 anni di servizio non aveva mai avuto a che fare con un caso più raccapricciante di quello. Per quanto riguarda il movente, oltre all'odio che i due provavano per la donna, vi fu anche il fatto che l'udienza definitiva per la custodia dei figli si sarebbe tenuta nel mese successivo e c'erano buone possibilità che Laura ottenesse quantomeno la custodia condivisa, se non esclusiva. Quindi i due, ormai quasi sul lastrico per le spese legali, volevano liberarsi per sempre della donna e trasferirsi poi a New York, dove lui avrebbe potuto perseguire la sua carriera di cantante. I processi di Grant e Amanda Hayes si svolsero separatamente ed entrambi si accusarono a vicenda, sostenendo che l'omicidio fosse stato commesso dal coniuge e che si trovarono costretti ad aiutarlo. Probabilmente la versione di Amanda fu più convincente, mentre Grant venne condannato al carcere a vita senza possibilità di parola per omicidio di primo grado. Lei venne condannata per omicidio di secondo grado, con una sentenza dai 13 ai 16 anni di carcere. Questo nel North Carolina. Ma anche il Texas ebbe qualcosa da dire sulla vicenda, perché cercare di dissolvere un corpo, salvo poi sezionarlo e darlo in pasto agli alligatori, non è decisamente pratica comune. Amanda Hayes ebbe per questo una condanna aggiuntiva di 20 anni, da scontare consecutivamente ai precedenti. Nata a Manitowoc nel 1985 e diplomatasi nel 2003, Nicole Van der Heijden si era iscritta all'Università del Wisconsin, Green Bay, dove era riuscita ad ottenere una laurea in scienza con doppia specializzazione. Nei 6 anni successivi alla laurea, Nicole svolse l'attività di supplente presso la scuola pubblica di Green Bay. Ma prima di tutto Nicole era una madre. Dopo aver avuto 2 figli da una precedente relazione e condiviso la custodia con il padre di questi, nel 2015 conobbe Douglas Dietrich, dal quale ebbe un altro figlio, Dylan. Nicole, Douglas e i 3 bambini andarono a vivere in una piccola città vicino a Green Bay e sembrava che tutto andasse nel migliore dei modi, almeno in apparenza. E dal momento che sto raccontando la sua storia,
È ovvio che qualcosa di brutto sia accaduto. Una sera, un amico comune di Douglas e Nicole, Greg, convinse entrambi ad uscire, visto che era un po' che non lo facevano avendo il bimbo piccolo. Alla fine Nicole si convinse e lasciò i due bambini più grandi con il padre naturale, Dylan, l'ultimo genito, a sua madre, che lo avrebbe poi lasciato ad un'amica di Nicole che si era offerta di fargli da babysitter. Così, Douglas e Nicole poterono uscire con i loro amici ed andarono tutti a Green Bay il 20 maggio del 2016. Verso le 8 di sera si ritrovarono presso un bar chiamato The Watering Hole, dove suonavano gli Steel Panther, gruppo punk rock che sicuramente conoscerete, e se non li doveste conoscere, tranquilli, siete in buona compagnia. La serata al bar terminò attorno alle 23. All'uscita dal locale il gruppo si separò. Douglas e Greg rimasero con alcuni loro amici dell'università, mentre Nicole ed i restanti amici si diressero in un altro bar, il Sardine Can. Nicole non fu affatto contenta che il suo compagno non fosse andato con lei ed oltretutto, in base a diverse testimonianze, poco prima al Watering Hole aveva bevuto un paio di birre di troppo. Quindi, una volta giunta a destinazione, cominciò a mandargli dei messaggi non propriamente cordiali, accusandolo di essere uno stronzo e chiedendogli se fosse con qualche altra donna. Douglas non la prese troppo sul serio, anzi, la prese proprio a ridere, rispondendole che l'avrebbe raggiunta assieme agli altri al Sardine Can. Passò però parecchio tempo prima che ciò avvenisse, e come prevedibile, Nicole si arrabbiò sempre di più, e beve ancora. Dopo aver passato un po' di tempo con amiche e amici al bar, decise improvvisamente di andarsene. Questo successe quando Douglas, che non rispondeva alle sue chiamate, rispose a quella di una loro amica che era vicino a lei. C'è da dire che la relazione tra i due non fosse tutta rose e fiori. D'altronde non si conoscevano da molto quando Nicole rimase incinta e probabilmente Douglas era ancora in fase di assestamento nella sua nuova vita, con una compagna, un figlio e due figli non suoi. Probabilmente i loro problemi deflagrarono quella sera, con la ovvia complicità dell'alcol. Comunque dicevamo di Nicole, che uscì infuriata dal bar. Un amico di Douglas, Aaron, la seguì per cercare di calmarla. Purtroppo però Nicole era decisamente fuori di sé ed iniziò a spingerlo nel bel mezzo della strada e a gridare. Ovviamente la gente cominciò a guardarli, soprattutto a guardare lui. Quindi Aaron decise di tornarsene nel bar per evitare guai e la vide allontanarsi senza una meta. Poco dopo la mezzanotte, Douglas, Greg e gli altri amici si apprestarono a recarsi al bar dove erano gli altri. Douglas chiamò Nicole ricevendo una risposta incomprensibile di una persona chiaramente ubriaca, prima che la linea cadesse. Ricevette però un messaggio dove lei sosteneva di aver incontrato un'amica e Douglas pensò che avrebbe smaltito la sbronza da lei. Alle due venne riaccompagnato a casa da Greg e la babysitter, amica di Nicole, se ne andò, non prima di avergli chiesto se avesse nascosto il cadavere della compagna nel baule della macchina. In effetti, Douglas non le piaceva molto. Alle tre l'uomo andò a dormire e rimase a letto fino alle 11 del mattino, salvo una breve sortita dal figlio di Dylan alle 6 per dargli il biberon. A quel punto era ancora convinto che Nicole fosse a smaltire la sbronza da qualche parte come gli aveva scritto, ma cominciò a mandare messaggi a Greg, alla babysitter ed alla sorella di Nicole chiedendo se avessero avuto contatti con lei. Ovviamente nessuno sapeva nulla. Nonostante la donna fosse arrabbiata con Douglas, non era comunque normale che non fosse ancora tornata visto che a casa c'era il piccolo Dylan. Quindi cominciarono a chiamare ospedali e conoscenti per verificare se qualcuno avesse delle notizie. Ma di Nicole nessuno sapeva nulla. Quindi, nel primo pomeriggio del 21 maggio 2016, Douglas chiamò il 911 per denunciarne la scomparsa. Purtroppo, un paio d'ore prima, un'altra telefonata era stata inoltrata al 911. A circa 3 miglia di distanza, due ragazzi avevano trovato il corpo senza vita di una donna. Quella donna era Nicole van der Heijden. Era stata strangolata, probabilmente con un cavo elettrico, e sul suo corpo vennero rinvenuti ben 241 tra lividi e ferite. Furono talmente brutali ed estese su tutto il corpo che il riconoscimento dovette avvenire tramite calco dentale. Alle 5 del pomeriggio, gli inquirenti si recarono a casa di Douglas, avendo in pratica risolto a tempo di record la denuncia di scomparsa. Ma non gli dissero nulla inizialmente. Lo ripresero con una telecamera nascosta ed iniziarono a fargli domande. L'uomo fu collaborativo, anche se non propriamente lucido.
Soltanto più tardi venne convocato nell'ufficio dello sceriffo per essere interrogato. Considerando quanto si sapeva fino a quel momento, fu abbastanza ovvio che Douglas risultasse il sospettato numero uno. E la situazione per lui non migliorò quando nei pressi dell'abitazione dei due vennero rinvenuti del sangue e dei ciuffi di capelli biondi. In base a questo gli inquirenti ipotizzarono che l'omicidio fosse avvenuto vicino alla casa e che poi il corpo fosse stato trasportato nel luogo del ritrovamento. Douglas venne arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado. Le cose si misero ancora peggio perché apparentemente vennero ritrovate anche tracce di sangue nella sua auto e su delle scarpe compatibili con alcuni dei segni lasciati sul corpo di Nicole. Nell'agosto del 2016 però le cose cambiarono drasticamente. Furono infatti disponibili i risultati di nuove analisi che certificarono come il sangue sulle scarpe in realtà non fosse sangue, mentre quello ritrovato in macchina fosse sangue di tacchino. In aggiunta a questo, il DNA rinvenuto sul corpo della vittima non era compatibile con quello di Douglas, mentre lo era con quello di un uomo di nome George Birch, che era schedato in quanto la sua fedina penale risultava piuttosto corposa. E guarda caso, si era trasferito da poco a Green Bay. Ma le cose più interessanti saltarono fuori dall'analisi del suo cellulare. La notte dell'omicidio risultò essere transitato in molti dei luoghi di interesse e nei giorni successivi fece anche diverse ricerche sul caso. Quando fu interrogato, George raccontò una storia un po' particolare. D'altronde sapeva che il compagno di Nicole era stato il primo ed unico sospettato del caso, almeno fino ad allora. Disse che quella sera aveva incontrato Nicole, che avevano flirtato, e che poi erano andati a casa di lei fermandosi di fronte ad essa ed amoreggiando in macchina, fino a quando Douglas non era uscito fuori per pestare entrambi, uccidendo lei e costringendo lui a portarla nel posto del ritrovamento. In aggiunta al fatto che George fosse grosso quasi il doppio di Douglas, altri elementi del suo racconto risultarono piuttosto inverosimili e di conseguenza venne arrestato nel settembre del 2016 con l'accusa di omicidio di primo grado. Durante il processo la sua versione e quella dei suoi avvocati non cambiò. Era stato Douglas a commettere il delitto, non lui. Ma quanto asserito dall'uomo, già di per sé poco credibile, non trovò riscontro neppure nel Fitbit che, fortunatamente per lui, Douglas indossava quella notte. Lo aveva anche il giorno dopo quando la polizia lo riprese in casa sua dopo la segnalazione della scomparsa di Nicole e registrò anche attività notturna, ma solo di pochi passi, quelli che fece per andare in bagno e dare il biberon al figlio. Insomma, non risultò possibile che avesse fatto gli spostamenti dei quali aveva riferito George in aula. Nel marzo del 2018, George Birch venne dichiarato colpevole di omicidio di primo grado, con una sentenza a vita senza possibilità di parola. Cosa sia avvenuto quella notte, e se sia vero almeno in parte quanto sostenuto dall'assassino, e cioè che incontrò Nicole in un altro bar poco lontano da quello dove si trovavano i suoi amici, rimarrà per sempre un mistero. Nelle prime ore del 16 novembre 2012, a Willoughby Hills, in Ohio, una ragazza in preda ad una crisi isterica chiama il 911, gridando all'operatrice che sua madre è stata accoltellata più volte da sua sorella. Una telefonata confusa e poco comprensibile, fatta di urla e disperazione. In casa erano presenti la 41enne Lisa Kneifel e la 18enne Sabrina Zunic, sua figlia adottiva, oltre alle due figlie biologiche di Lisa, la 13enne Megan ed Hailey, di appena 3 anni. Il marito di Lisa, Kevin, era un camionista e si trovava fuori per lavoro quella notte. La telefonata avvenne poco dopo 1:00 ed a chiamare fu la 13enne Megan. Quando la polizia arrivò sul posto, la ragazzina era fuori casa, sconvolta, e ripeté quello che aveva già detto al telefono. Sua sorella Sabrina stava accoltellando a morte sua madre. Ed in effetti, non appena gli agenti entrarono, si trovarono di fronte ad una scena del crimine agghiacciante. Sabrina Zurich uscì dalla porta della stanza di Lisa Kneifel, ricoperta di sangue, e si consegnò senza fare troppe storie. Aveva in mano un coltello con una lama di 30 centimetri, grondante sangue. Non disse una parola, a parte piangere. Il cadavere di Lisa venne ritrovato in bagno, non in buone condizioni, come potrete immaginare. 12 i fendenti profondi,
ben 178 i tagli di varia dimensione. In un armadio della camera da letto, i poliziotti trovarono nascosta l'altra figlia di Lisa, la piccola Hayley, anche lei in lacrime. Sabrina Zunich era una ragazza in affidamento e viveva con la famiglia Kneifel ormai da un anno e mezzo. Il termine inglese è foster child e sinceramente non so quali siano effettivamente le differenze negli Stati Uniti tra figlio adottivo e figlio in affido, ma per comodità, d'ora in avanti, mi riferirò a lei come figlia adottiva. Nata nel 1994, i genitori di Sabrina non si erano fatti mancare alcun tipo di vizio, dall'alcol alle droghe. Così Sabrina aveva vissuto buona parte della sua adolescenza con la nonna. Ma quando venne scoperto che le aveva rubato dei soldi per imboccare la gloriosa strada dei suoi genitori, il sistema decise che non fosse il caso di lasciarla con l'anziana signora, forse troppo vecchia per tenerla a bada ed occuparsi di lei. E così Sabrina finì per essere data in affidamento, nello specifico alla famiglia Kneifel. Lisa e Kevin Kneifel erano sposati da 6 anni quando avvennero i fatti raccontati in questo video. Lui, come detto, era un camionista, mentre lei, non stupirà, lavorava nel sociale. Una coppia perfetta, dicevano in molti, fatti l'uno per l'altra. Cose che solitamente si dicono di quasi tutte le coppie, ma a volte è la verità. Entrambi venivano da precedenti matrimoni. Infatti Megan era la figlia che Lisa aveva avuto dalla sua precedente relazione, mentre la piccola Hayley era frutto della loro unione. Anche Kevin aveva avuto un altro figlio in passato, ma il ragazzo stava con la madre e non viveva con loro. Comunque sia, Megan e Hayley non sarebbero state a lungo le uniche figlie della coppia. Infatti Lisa era una gran lavoratrice, tanto che decise di portarsi il lavoro a casa. E così, appena 2 anni dopo la nascita di Hayley, Sabrina Zunich andò a vivere con loro dato che i servizi sociali avevano stabilito che non potesse più vivere con la nonna per i motivi sopramenzionati e necessitava quindi di una nuova famiglia che l'accogliesse ed in qualche modo la facesse rigare dritta. Mi rendo conto di aver già spoilerato che questo tentativo fallirà miseramente, visto che sarà proprio Sabrina ad uccidere brutalmente la madre adottiva per nessun apparente motivo. O meglio, nessuno riuscì a comprendere quale potesse essere la ragione di quel folle gesto. Perché Sabrina, a parte sostenere che prima di uccidere Lisa fosse stata vittima di un dolorosissimo mal di testa, per ben 9 mesi non disse assolutamente nulla su quella notte, su quanto accadde e sulle motivazioni che la portarono ad uccidere Lisa Kneifel. I vicini la descrissero come una ragazza sempre allegra, che non aveva mai dato alcun segnale che potesse essere in grado di fare una cosa del genere. Anche queste, frasi che si sentono spesso in questi casi. Comunque sia, 9 mesi di silenzio e misteri, come dicevo. Poi, qualcosa si mosse. E soprattutto, venne arrestata un'altra persona in merito ai fatti di quella notte. Indovinate chi? Kevin, il marito di Lisa. L'imputazione fu quella di cospirazione relativamente all'omicidio di sua moglie da parte di Sabrina. Kevin non era lì quella notte, ma l'accusa nei suoi confronti fu quella di aver pianificato tutto con la figlia adottiva. Che a quanto pare, non serve il rullo di tamburi perché in molti avrete già capito, era anche la sua amante. Ebbene sì, la loro relazione pare fosse iniziata meno di un anno dopo che la ragazza si trasferì da loro, quando era ancora 17enne. Quindi non stupirà neppure il fatto che Sabrina andasse molto d'accordo con Kevin, ma decisamente poco con Lisa. Fu lei stessa a raccontare tutto dopo 9 mesi di silenzio passati in carcere. Fondamentalmente il suo rapporto con la madre adottiva non era buono perché Lisa si era accorta di come la ragazza cercasse sempre le attenzioni di suo marito e di come a questi non dispiacesse affatto dargliele. Attenzioni poco paterne, diciamo così. Alcuni messaggi scambiati tra i coniugi appena una settimana prima della morte di Lisa furono abbastanza eloquenti in merito a quale fosse la situazione. Messaggi del tipo «smettila di passare il tuo tempo con lei e passalo con la tua vera famiglia». In realtà Lisa non parlò mai con nessuno di questa cosa. Forse lei stessa non pensava che i due fossero arrivati ad avere una relazione, ma immaginava solo un rapporto speciale, mettiamola in questo modo. Lisa inoltre era anche preoccupata del rapporto che si era creato tra Sabrina e la sua figlia più piccola, Hayley, che la ragazza trattava quasi come fosse figlia sua. Una superficiale analisi psicologica avrebbe evidenziato come Sabrina Zunich volesse sostituirsi alla figura di Lisa sotto tutti i punti di vista. E fu così che qualche giorno prima di quel tragico 16 novembre, Lisa Kneifel prese una decisione drastica
comunicò a Sabrina di fare i bagagli ed andarsene da casa sua. E sappiamo già che la ragazza non l'avrebbe presa bene e che sarebbe andata a finire ancora peggio. Durante la sua confessione tardiva, Sabrina disse però che era stato proprio Kevin ad incitarla a compiere quel delitto, perché anche lui la odiava e con lei fuori dai giochi avrebbero finalmente potuto essere una famiglia felice. Ed inoltre, come accade quasi sempre in questi casi, Lisa aveva un'assicurazione sulla vita del valore di ben 785.000 dollari, per i quali il buon Kevin fece richiesta appena pochi giorni dopo che venne dichiarata la sua morte, oltre a fare diverse spese consistenti nei mesi successivi. In base al racconto di Sabrina, il piano per eliminare Lisa andava avanti da mesi ed avevano avuto diverse idee su come attuarlo. Avevano pensato di spararle, poi di assumere un sicario per portare a termine il lavoro, ed infine di accoltellarla nel sonno. Scelsero la peggiore opzione delle tre, se proprio vogliamo essere pignoli. Non è un caso che quella notte Kevin non fosse in casa, in modo da non dare adito ad alcun sospetto su di lui. Il piano ovviamente era un po' più articolato sulla carta. Sarebbe dovuta sembrare una rapina, e così Sabrina avrebbe dovuto far sparire un po' di soldi, un po' di gioielli, e mettere sotto sopra la casa. Evidentemente qualcosa andò storto. Più di qualcosa, direi. Ora, tutto quanto appena riportato uscì dalla bocca di Sabrina e la sua versione venne ritenuta credibile tanto che, come detto, anche Kevin venne arrestato con l'accusa di cospirazione per omicidio aggravato, ricevendo anche dei capi di imputazione per il suo rapporto con Sabrina. L'intero processo si basò sulla credibilità della versione della ragazza, che ovviamente per le sue verità avrebbe ricevuto uno sconto di pena. Si discusse sul fatto che Sabrina non avrebbe mai commesso quel delitto se non manipolata e istruita da Kevin, il quale, ovviamente, negò qualsiasi addebito ed i suoi avvocati sostennero di fronte alla corte come le storie raccontate da Sabrina fossero pura fiction, create ad arte. In favore dell'accusa vi furono alcune testimonianze da parte di conoscenti della famiglia Kneifel in merito a possibili atteggiamenti equivoci notati tra Kevin e Sabrina ed anche il fatto che venne dimostrato come Kevin mandasse molti messaggi alla ragazza, sicuramente molti di più di quanti ne mandasse la moglie. Ma a parte molte parole, principalmente quelle di Sabrina, non vi furono evidenze concrete contro Kevin se non alcuni strani comportamenti avuti dopo la morte della moglie, come ad esempio il fatto di aver cercato di far visita a Sabrina in carcere il giorno dopo il delitto, ed essersi anche arrabbiato quando non glielo concessero. Un'elaborazione del lutto non del tutto convenzionale, effettivamente. Vi fu però una testimonianza che mise maggiormente in difficoltà i difensori di Kevin, e fu quella di un'amica di Sabrina, Houghton Pavlik. Ricordate la storia del sicario? La seconda opzione per uccidere la povera Lisa? Ebbene, a quanto pare Sabrina chiamò questa sua amica per chiederle se ne conoscesse uno che potesse svolgere il lavoro, e durante la sua testimonianza, la ragazza disse di aver udito in sottofondo la voce di Kevin. Dopo l'omicidio, temendo di poter essere coinvolta, contattò la polizia. Successivamente venne registrata una sua telefonata con lo stesso Kevin, ed anche un video che riprese un incontro tra i due. Entrambe le interlocuzioni erano finalizzate ad ottenere delle prove in merito al suo coinvolgimento, ma non raggiunsero questo risultato visto che Kevin non disse nulla di compromettente. Non vi furono ulteriori elementi che potessero in qualche modo fare maggior chiarezza sulla vicenda. Per l'accusa, Kevin aveva manipolato Sabrina e l'aveva spinta ad uccidere Lisa. Ma tutto quasi si basava sulle dichiarazioni della ragazza e sugli strani comportamenti di Kevin. Per la difesa, Sabrina si era inventata tutto. Neppure Lisa si era mai accorta che potesse esserci davvero una relazione tra Sabrina e Kevin, o quantomeno non lo aveva mai detto a nessuno, e l'unica cosa che scatenò la furia omicida della ragazza fu il fatto che Lisa cercò di cacciarla di casa, pochi giorni prima del delitto. Vennero anche biasimati i servizi sociali che, in base alla documentazione clinica di Sabrina, che qualche problema di testa lo aveva, non avrebbero mai dovuto affidarla ad una normale famiglia americana. Il giorno del verdetto, dopo 10 ore di discussione, la giuria decise che l'uomo fosse colpevole in relazione ad ogni capo di imputazione. Kevin Kneifel venne condannato all'ergastolo con possibilità di chiedere la libertà vigilata dopo almeno 30 anni in carcere. Anche Sabrina aveva ricevuto la stessa identica pena. Nel 2017, un giudice stabilì inoltre che le figlie di Lisa, Megan e Hailey, avrebbero dovuto ricevere un risarcimento di 6 milioni e 200 mila dollari per i danni subiti, 5 milioni da parte di Sabrina, 1 milione e 200 mila da parte di Kevin Kneifel.
Il caso di oggi ha come scenario la città di Dayton, in Ohio. Siamo alla vigilia di Natale del 1992 e sono ormai settimane che il centro di Dayton è addobbato con luci colorate e alberi di piccole e grandi dimensioni. Insomma, come consuetudine, tutti si apprestano a vivere delle serene festività. Ma quell'anno le cose andarono molto diversamente. Quella vigilia e i giorni successivi saranno ricordati a lungo e non per i festeggiamenti. Una banda locale che si faceva chiamare Downtown Posse compirà una serie di atti apparentemente privi di motivazione, che provocheranno sconcerto e terrore nella popolazione di Dayton. La banda era composta da Marvelous Keane, 19 anni, il leader del gruppo, DeMarcus Smith, 17 anni, Heather Matthews, 20 anni, e Laura Taylor, di appena 16. Marvelous Keane era nato il 5 luglio del 1973 e la più giovane della banda, Laura Taylor, era da poco la sua fidanzata. Non ci sono molte notizie su di lui precedentemente ai fatti di quel Natale. Si sa che non aveva avuto problemi con la giustizia e che era un normale studente. Poi, nel 1991, suo fratello fu ucciso durante una rapina e le cose cambiarono. Divenne arrabbiato con il mondo intero e anche i suoi comportamenti si fecero sempre più pericolosi. Nei primi mesi del 1992 si trasferì in California da suo padre, con il quale a quanto pare non andò molto d'accordo, tanto che nell'agosto di quell'anno tornò a Dayton da sua madre. Visse con lei per qualche mese, poi a dicembre si trasferì in un motel molto economico con la sua ragazza, Laura Taylor, che come detto all'epoca aveva appena 16 anni. Come tutti gli altri membri della banda, Laura era una ragazza molto lontana dalla sua famiglia ed estraniata dal resto del mondo. Nonostante fosse la più piccola del gruppo, l'idea iniziale dalla quale scaturirono i fatti che sto per raccontarvi fu proprio la sua. Il 23 dicembre, Keane e Laura erano ormai a corto di soldi ed i loro due amici, DeMarcus Smith e Heather Matthews, non se la passavano di certo meglio. E così, Laura propose agli altri di andare in giro a derubare gente, tanto per divertirsi un po' e racimolare del denaro. Come si dice in questi casi, unire l'utile al dilettevole. La prima vittima che decisero di colpire fu un uomo che la stessa Laura conosceva. Si trattava di Joseph Wilkerson, 34 anni, una persona come tante, con una bella macchina e un lavoro stabile alla General Motors, ma con un vizietto, quello di intrattenersi, di quando in quando, con delle prostitute. E così Laura gli disse che lei e Heather avrebbero passato la notte della vigilia di Natale con lui. Di certo, non a giocare a tombola. Keane e Laura lasciarono quindi il motel. Lui portò con sé le sue due pistole calibro 25 e si diressero da Heather per illustrarle il piano. La ragazza, 20 anni come detto, era da poco uscita di prigione e tossicodipendente, quindi non ebbe problemi ad accettare le richieste dei suoi due amici. Così i tre si recarono a casa di Joseph Wilkerson la sera del 24 dicembre. Andò anche Keane, perché a quanto sembra pure lui avrebbe dovuto partecipare a quella che Joseph credeva fosse una serata di un certo tipo, ma si rivelò tutt'altro quando il ragazzo tirò fuori una pistola e lo obbligò a sdraiarsi sul letto, dove Laura e Heather lo legarono con dei cavi elettrici. Poi cominciarono a svaligiarli casa. Oltre ai pochi soldi presenti, presero radio, televisori e altri oggetti che ritennero di valore. Li portarono in garage. Lì c'era l'auto di Joseph dove venne caricata tutta la rifurtiva, in quanto i tre non possedevano un'auto propria e decisero che avrebbero preso quella di Wilkerson. E nel garage trovarono anche una pistola calibro 32 che Marvelous Keane prese, tornando poi in camera e sparando al petto di Joseph, dopo avergli messo un cuscino sopra. Ma l'uomo non morì sul colpo ed iniziò a sanguinare copiosamente. A quel punto, Keane diede una delle sue due pistole a Laura, che nel frattempo era risalita in camera assieme a Heather, e fu lei ad infliggergli il colpo fatale, sparandogli alla testa. Se ne andarono poi con l'auto della loro vittima e fecero una breve tappa in casa di un loro amico spacciatore, ma non a lungo. Una volta ripartiti da lì, passarono a prendere il fidanzato di Heather, il 17enne DeMarcus Smith, con il quale volevano evidentemente condividere il resto della serata. Anche DeMarcus aveva avuto problemi con la giustizia, era già stato in un carcere minorile e violato la libertà condizionata. Passando per Neil Avenue, i quattro si imbatterono nella 18enne Danita Gallette, ragazza che frequentava ancora le scuole superiori nonostante avesse già un figlio di 2 anni. Era all'interno di una cabina telefonica e non vi sarebbe stato nessun motivo per aggredirla, ma la missione dei quattro quella notte era soltanto compiere atti criminali. Iniziarono a provocarla e insultarla mentre lei, dall'interno della cabina, chiedeva soltanto di essere lasciata in pace. Si fecero dare il cappotto e la borsa. Poi Keane diede una delle sue pistole a DeMarcus Smith e i due esplosero 9 colpi contro la cabina. 5 di questi andarono a segno, uccidendo Danita. DeMarcus prese le sue scarpe, Laura il suo cappotto.
Nessuno di loro mostrò rimorsi o ripensamenti. Tornarono poi presso l'abitazione della loro prima vittima, Joseph Wilkerson, che fungerà da quartier generale delle loro scorribande ancora lontane dall'essere terminate. Qui svuotarono la borsa di Danita, dove oltre a qualche effetto personale, vi erano appena 50 centesimi di dollaro. Il prezzo della sua vita, oltre a un paio di scarpe ed al cappotto. Nel frattempo la polizia era già intervenuta sul luogo del delitto, in quanto era un posto pubblico e nemmeno troppo isolato, quindi diverse persone avevano udito il baccano e gli spari, contattando le autorità. I bossoli della pistola calibro 25 trovati a terra sarebbero poi stati d'aiuto per collegare gli omicidi. A quel punto la banda, come se nulla fosse e non avessero ucciso già due persone, si trasferisce a casa di Heather per festeggiare la vigilia di Natale assieme a altri due amici, la 16enne Wendy Cottrill e il 18enne Marvin Washington, che rivedremo più tardi. A quella specie di festa intervenne anche l'ex fidanzato di Heather, il 28enne Jeffrey Wright, che iniziò a litigare con la sua ex prendendola per i capelli e trascinandola in bagno. DeMarcus, che ricordiamo era il suo attuale fidanzato, aveva ancora una pistola con sé e ovviamente non esitò a usarla, sparando all'impazzata ma colpendo Jeffrey solo a una gamba. Il ragazzo riuscì quindi ad andarsene fuggendo da un vicino e venne poi portato in ospedale. Passarono alcune ore e fu tempo per i Downtown Posse di individuare un nuovo obiettivo. La mattina di Natale la banda si recò presso l'abitazione dei genitori di Richmond Maddox, 19 anni, l'ex ragazzo di Laura Taylor. Era stata lei a sceglierlo come successiva vittima, visto che evidentemente non si erano lasciati troppo bene. Comunque sia, in qualche modo riuscì a convincerlo ad uscire dalla casa dei suoi ed entrare nella propria auto. Forse gli chiese di accompagnarla da qualche parte. Poi i due partirono con destinazione ignota, ma Keane, DeMarcus e Heather li seguirono con l'auto rubata il giorno precedente alla loro prima vittima. Non appena Maddox si rese conto di essere seguito, Laura gli sparò alla tempia con la stessa pistola con la quale era stata uccisa Danita Gallette, una Derringer calibro 25. Lo fece con l'auto in movimento, dalla quale saltò fuori senza eccessive conseguenze, solo escoriazioni e una ferita alla gamba. L'auto di Richmond Maddox si schiantò contro un albero, con il suo cadavere all'interno. Anche in questo caso, quando la polizia arrivò sulla scena dell'incidente, la banda era già lontana da un pezzo. Il giorno di Natale passò ed arriviamo così al 26 dicembre. I quattro membri del gruppo decisero di recarsi presso una stazione di servizio per rapinare alcuni clienti. Se la presero con un paio di donne che passarono da quelle parti, iniziando a sparare colpi di pistola che fortunatamente, in questo caso, non causarono vittime. La loro successiva tappa per il giorno di Santo Stefano fu un mini market all'angolo della Quinta Strada, dal nome Short Stop. Laura Taylor fu la prima ad entrare, per controllare che il posto non fosse troppo affollato, ed essendo un piccolo negozio, in effetti, non lo era. C'erano soltanto un paio di clienti e la cassiera, Sarah Abram, 38 anni, madre di tre figli. Il mini market era di proprietà della sua famiglia. Laura acquistò un pacchetto di gomme ed iniziò a parlare con la cassiera, dicendole che avrebbe voluto anche un succo di frutta, ma che non aveva i soldi per comprarlo. Un anziano presente nel negozio, il 71enne Jimmy Thompson, le diede addirittura i soldi per comprarlo, non sapendo quali fossero le intenzioni della ragazza e dei suoi amici fuori, che non tardarono ad arrivare. Keane e DeMarcus entrarono nel negozio con le loro pistole, intimando a Sarah di consegnare loro tutto il denaro in cassa. C'erano solo 44 dollari. Forse anche fossero stati di più, le cose non sarebbero cambiate, ma non appena la donna li consegnò a Keane, questi le sparò due volte alla testa. Poi iniziò a sparare anche agli altri presenti. Un addetto del negozio e un cliente furono feriti, ma non mortalmente. Anche il vecchio Jimmy Thompson se la cavò, sdraiandosi a terra e fingendosi morto. Purtroppo, per Sarah Abram non ci fu nulla da fare. Dopo 5 giorni di agonia, morì in ospedale il 31 dicembre. La polizia, una volta sul posto, poté constatare come i proiettili usati fossero della stessa tipologia di quelli che avevano ucciso Danita Gallette. Inoltre, i sopravvissuti riuscirono a dare una buona descrizione dei quattro responsabili e dell'auto sulla quale si erano allontanati. C'erano già diverse scene del crimine nel giro di appena 2 giorni ed i collegamenti risultarono sin troppo evidenti. E da quel punto anche i giovani criminali iniziarono a rendersi conto di averne combinate troppe. Keane e DeMarcus divennero paranoici e piuttosto che pensare alle tracce lasciate in giro per la città, si preoccuparono dei due amici che avevano passato la sera della vigilia con loro e dei quali ho accennato in precedenza, la 16enne Wendy Cottrill e il suo ragazzo, il 18enne Marvin Washington. I due sapevano delle scorribande dei Downtown Posse, in quanto il gruppo se ne era ovviamente vantato quella sera. Keane e DeMarcus temettero quindi che potessero andare alla polizia e raccontare tutto. Dopo aver cambiato le targhe a un paio di veicoli rubati, si recarono a casa di Wendy e Marvin per invitarli a bere.
Lungo il tragitto, Kin disse che voleva passare un attimo al cimitero per recarsi sulla tomba di suo fratello, e così fece. Una volta lì, fecero uscire i due chiedendo loro se avessero detto a qualcuno degli omicidi o se avessero contattato la polizia. La loro risposta fu negativa quanto inutile. Kin sparò alla testa di Wendy e DeMarcus a quella di Marvin. Altre due vittime si aggiunsero quindi alla loro lunga lista di Natale, anche se i cadaveri, abbandonati in una zona isolata, vennero scoperti soltanto in un secondo momento. A quel punto però avevano lasciato vivo un altro loro amico, il 18enne Nicholas Woodson. Anche lui aveva udito le loro storie in merito ai crimini commessi. Non si sa se avrebbero cercato di farlo fuori dopo Wendy e Marvin, ma il ragazzo gli anticipò perché si recò presso la stazione di polizia, raccontando tutto quello che sapeva, e che i quattro andavano in giro con una Dodge nera rubata alla stazione di servizio la mattina del 26. Quando l'agente John Huber individuò quattro giovani che viaggiavano proprio su una Dodge nera che risultò anche avere una targa appartenente a un'altra auto, venne avvertito dalla centrale che si trattava di pericolosi criminali e continuò a seguirli per un po' di strada. DeMarcus improvvisamente fuggì dall'auto, mentre all'interno, resisi conto di essere seguiti dalla polizia, Laura suggerì a Kin di sparargli. Ma prima che potesse verificarsi tale eventualità, un'altra auto della polizia sopraggiunse. Gli agenti alla guida bloccarono la Dodge e intimarono ai tre di uscire con le mani alzate. E così fecero. Poco più tardi venne arrestato anche DeMarcus Smith, non molto lontano. Tre dei quattro membri della banda confessarono tutti i loro crimini. L'unica che si avvalse della facoltà di non rispondere e chiese un avvocato fu la più piccola del gruppo, Laura Taylor. Solo dopo la visita di un prete ammetterà le sue responsabilità e l'esistenza di altri due cadaveri ancora non rinvenuti, quelli di Wendy Cottrill e Marvin Washington. Il processo si tenne nell'estate del 1993. Laura Taylor e Heather Matthews vennero condannati al carcere a vita per i crimini a loro imputati, pena che stanno scontando presso il carcere femminile di Marysville, Ohio. Anche DeMarcus Smith subì la condanna del carcere a vita, che sta scontando nel carcere di Mansfield, sempre in Ohio. Per quanto riguarda Marvelous Kin, venne ritenuto colpevole di una lunga serie di crimini tra omicidi, tentati omicidi e rapine. Al termine del processo ricevette 5 condanne a morte. La sua esecuzione avvenne il 5 luglio del 2009, tramite iniezione letale presso l'Istituto di Correzione di Lucasville. Fu l'unico ad essere condannato a morte in quanto Laura Taylor e DeMarcus Smith erano minorenni all'epoca dei fatti, mentre Heather Matthews, oltre a non aver materialmente ucciso nessuno, accettò con un accordo il carcere a vita senza andare a processo, proprio per evitare la pena di morte. Ad oggi, i tre membri residui della Downtown Posse sono ancora in carcere a scontare le proprie pene. Bentornati o bentrovati nella zona oscura. Per il caso di oggi dobbiamo arrivare molto lontano. Nello specifico, in un piccolo paese sulla costa occidentale dell'Alaska. È Craig la città dove si sono svolti i fatti che sto per raccontarvi. Una tranquilla località nell'isola di Prince of Wales, con un migliaio di abitanti che col tempo sono diventati sempre di meno e poco altro da raccontare. Anzi, forse qualcosa da dire ci sarebbe su Craig, ma dobbiamo tornare indietro di ben 40 anni. Nel 1982 vi furono infatti 8 omicidi irrisolti da quelle parti. Una nave da pesca dal nome Investor venne ritrovata in fiamme su una costa nei pressi di Craig. Al suo interno ben 8 persone uccise, presumibilmente con colpi d'arma da fuoco, prima che l'imbarcazione venisse appunto data alle fiamme. Per questi crimini venne arrestato tale John Peel, che oltre a lavorare per il proprietario della barca era anche in pessimi rapporti con una delle vittime. John venne successivamente assolto da ogni accusa ed è per questo che quegli 8 omicidi rimasero irrisolti. Un mistero che da sempre aleggia su questa insospettabile e remota città. La vecchia strage sull'Investor non ha nulla a che vedere con i fatti avvenuti nel novembre del 2004 che sto per raccontarvi, anche se le fiamme sono un elemento curioso che in qualche modo può fare da trade union. A Craig viveva tra le altre la famiglia Waterman, composta dalla madre Lori, di professione insegnante, il padre Carl, agente immobiliare, non credo facesse gli straordinari, e la figlia della coppia Rochelle, che nel 2004 aveva 16 anni e faceva parte della squadra di pallavolo della scuola locale. I Waterman avevano anche un altro figlio, Jeffrey, che però a quei tempi non viveva più con la famiglia in quanto studiava al Washington College. La vita per la famiglia Waterman scorreva tranquilla a Craig, sembravano felici e privi di problemi, se non quelli classici che si hanno quando si ha a che fare con un figlio adolescente.
Nello specifico, Lori e Carl disapprovavano fortemente il suo ragazzo, Jason Arendt, e non li biasimo perché guardando questa foto disapprovo anche io. Ma il vero problema stava nell'età di Jason, che aveva ben 24 anni, 8 in più della minorenne Rochelle. Faceva il bidello alle scuole superiori, in precedenza aveva tentato di arruolarsi nei Marine, ma senza successo. E andando avanti col caso capiremo che la cosa non deve affatto stupirci. Era in particolare la madre di Rochelle a disapprovare questa relazione, e c'è anche da dire che non si trattava della prima volta che la ragazza frequentava una persona più grande di lei. In precedenza infatti era uscita con un altro ragazzo, Brian Riddle, anch'egli di 24 anni, dipendente presso un negozio di computer. La cosa curiosa è che Brian e il suo attuale fidanzato Jason si conoscevano bene. Anzi, erano proprio migliori amici e l'aver frequentato la stessa persona, a quanto pare, non aveva scalfito il rapporto di amicizia tra loro. Arriviamo così a sabato 13 novembre 2004. Carl, il padre di Rochelle, era fuori città, a Juneau per la precisione, e la stessa ragazza non si trovava a Craig in quanto era partita per Anchorage con la squadra di pallavolo che aveva una partita da quelle parti. Così, Lori Waterman, 48 anni all'epoca, era rimasta sola, almeno per quel giorno, che aveva passato facendo le solite cose e partecipando poi a una cena presso la camera di commercio di Craig, dove si era discusso di questioni attinenti l'economia locale. Successivamente era tornata a casa sua dove, appunto, avrebbe passato la notte da sola. Il giorno seguente, una domenica, Lori non venne vista nella chiesa che era solita frequentare e nel primo pomeriggio, quando il marito e la figlia tornarono a Craig più o meno alla stessa ora, non era in casa e non c'era neppure il suo minivan parcheggiato fuori. Lori non aveva lasciato nessuna nota, nessun messaggio e non rispose ad alcuna chiamata da parte dei suoi familiari. Era sparita e neppure i vicini dissero di averla vista quel giorno. Carl e Rochelle notarono anche delle stranezze in casa. Il letto era disfatto e conoscendo Lori non sarebbe mai uscita di casa lasciandolo in quel modo. Inoltre sul letto vennero ritrovati dei piccoli residui di gomma, probabilmente appartenenti a dei guanti, ed in cucina una bottiglia di vino vuota, cosa alquanto strana, visto che Lori a malapena beveva. Padre e figlia fecero quindi un giro in zona per cercare Lori ed il minivan, ma non trovarono alcuna traccia né di lei né della sua auto e decisero quindi di contattare la polizia. Le ricerche iniziarono, nei boschi, in mare, un po' alla cieca inizialmente anche perché non si sapeva dove Lori potesse essere andata o se fosse stata rapita. Il giorno seguente Rochelle tornò a scuola e sembrò apparentemente normale, forse troppo per una ragazza alla quale è sparita la madre il giorno precedente. Raccontando quanto accaduto ai suoi amici, iniziò a dire che probabilmente Lori aveva avuto un incidente dopo aver bevuto, assumendo questo dalla bottiglia vuota ritrovata in cucina e dall'assenza della sua auto. Non ci volle molto però finché altre notizie arrivassero, questa volta da fonti più certe. La polizia infatti, quello stesso lunedì, su segnalazione di alcuni cacciatori ritrovò un veicolo dato alle fiamme a 40 km da Craig. Questa volta non c'erano 8 cadaveri come nell'Investor rinvenuto nel 1982, ma un solo corpo carbonizzato, oltre a tracce di benzina nelle vicinanze. Sia il van che il cadavere vennero ben presto identificati ed appartenevano entrambi a Lori Waterman. Fu subito chiaro che si trattasse di un incendio doloso. L'auto era stata data alle fiamme dopo che la persona al suo interno era stata uccisa e così la polizia iniziò ad indagare per omicidio, ottenendo un mandato di perquisizione per casa Waterman. All'interno vennero ritrovate delle fibre di corda oltre al materiale appartenente a guanti in plastica nel letto. Sembrò evidente che Lori fosse stata rapita e uccisa. Ma da chi? Sia il marito che la figlia avevano due alibi di ferro. Entrambi erano infatti fuori città e non poteva neppure essere una rapina finita male, in quanto in casa non mancava nulla. Quindi le attenzioni finirono su una persona in particolare, l'unica che poteva avere dei rapporti, diciamo un po' tesi, con i Waterman, e cioè Jason, il fidanzato di Rochelle. E non ci volle molto affinché il ragazzo raccontasse tutto quello che era successo la sera del 13 novembre, coinvolgendo il suo grande amico Brian. Entrambi confessarono le loro colpe in merito alla morte di Lori. Nello specifico, raccontò che era stato Brian a introdursi in casa dei Waterman passando attraverso l'uscita del gatto. Non chiedetemi come abbia fatto, probabilmente i Waterman avevano un gatto bello grosso. Comunque sia, era questo il motivo per il quale non c'erano stati segni di effrazione all'entrata. Poi Brian si era diretto al piano superiore, nella camera da letto, dove Lori stava dormendo. Le aveva detto di fare esattamente ciò che le avrebbe chiesto, in caso contrario, per lei, sarebbe finita male. Era stato lui a costringerla a bere l'intera bottiglia di vino ritrovata sul tavolo,
Evidentemente procurarsi un anestetico era troppo complicato e così il ragazzo aveva pensato che anche farlo ubriacare sarebbe stato utile alla causa e comunque capiremo successivamente il motivo. Poi la obbligò a entrare nel suo minivan ed iniziò a guidare, allontanandosi il più possibile da casa Waterman. Lungo il tragitto, Brian prelevò Jason per strada. I due avrebbero così concluso il piano insieme. Ma quale piano? L'idea era quella di uccidere la povera Lori e i due tentarono in tutti i modi di spezzarle il collo, senza riuscirci. Così optarono per il soffocamento. Il corpo della donna venne poi lasciato nel van, abbandonato in un luogo isolato e dato alle fiamme. Come detto, ciò che restava dell'auto e di Lori venne ritrovato il giorno successivo. Il motivo di questa follia? Ebbene, l'unico motivo che i due diedero per giustificare le proprie azioni fu che era loro intenzione proteggere Rochelle da sua madre. Sì, perché la ragazza aveva raccontato loro che Lori era una madre ossessiva, che abusava di lei, la picchiava. Insomma, senza di lei la sua vita sarebbe stata di certo più tranquilla. La polizia, durante il suo interrogatorio, la informò che i due ragazzi avevano raccontato tutto, anche che lei fosse al corrente di ciò che avrebbero fatto e che lo avessero pianificato tutti e tre insieme. Ovviamente Rochelle negò, in lacrime, ma molti indizi portavano a pensare che fosse coinvolta. La ragazza aveva un blog dal nome My Crappy Life, nel quale ribadiva quotidianamente di come la vita a Craig fosse uno schifo. Il giorno seguente al suo ritorno dal torneo di Anchorage, quello nel quale tornò a casa e non ritrovò la madre, per intenderci, scrisse molto sul suo viaggio e su come avesse comprato un magnifico paio di stivaletti. Sembrava che la scomparsa della mamma non l'avesse minimamente turbata. D'altronde, come aveva raccontato a Jason e Brian, Lori la picchiava spesso con una mazza da baseball, aveva cercato di accoltellarla e persino di venderla come schiava. Ai due disse anche che non le sarebbe dispiaciuto vederla morta. Jason e Brian credettero ovviamente a tutte le parole dette loro e così, due settimane prima dei fatti, Brian aveva deciso di far fuori Lori Waterman sparandole con un fucile. Quando Jason raccontò a Rochelle le sue intenzioni, questa a dire il vero gli chiese di dirgli di non farlo. Ma Jason non riferì questa sua volontà a Brian. Quindi l'imboscata ci fu. O meglio, fu programmata. Sì, perché il ragazzo si dimenticò le munizioni per caricare il fucile e così i piani dovettero essere annullati. Rochelle, nonostante avesse detto loro di non procedere con quel piano, non sembrò molto sollevata dal fatto che non fossero riusciti a farla fuori. Pochi giorni dopo, disse loro che era stata picchiata un'altra volta e così Jason e Brian tornarono in azione. Questa volta con un piano molto più accurato. Oddio, visti i risultati, nemmeno tanto. Insomma, volevano far passare la morte di Lori come un incidente. Attesero che Rochelle e il padre fossero fuori città e poi entrarono in azione. Dovevano simulare una fatalità. Per questo le avevano fatto bere un'intera bottiglia di vino. Un incidente con la sua auto, in stato di ebbrezza. Ovviamente Jason e Brian, che avrete capito a malapena sarebbero riusciti a unire i puntini della settimana enigmistica, non riuscirono a simulare questo incidente e così dovettero agire diversamente. Jason disse alla polizia che il pomeriggio seguente telefonò a Rochelle per comunicarle tutti i dettagli, cosa che lei negò. Ma il fatto che quella mattina, a scuola, la ragazza disse che sua madre era probabilmente morta in un incidente d'auto perché guidava ubriaca, ci porta a pensare che sapesse del piano nei minimi dettagli. Si giustificò durante l'interrogatorio dicendo che lo aveva solamente presunto e che lei non c'entrava nulla in quella faccenda. Ma questo non levitò il processo, che iniziò nel 2006 e dal quale sia Jason che Brian testimoniarono contro di lei, sostenendo che fosse loro complice. A loro, di processo, svoltosi qualche tempo prima, si erano dichiarati colpevoli. Brian venne condannato a 99 anni di carcere, Jason a 55. L'accusa sostenne che Rochelle voleva sua madre morta ed era in combutta con i due ragazzi, che li aveva in qualche modo manipolati affinché la uccidessero. La storia delle botte, degli abusi e tutto il resto era funzionale a questo obiettivo. Rochelle e il suo avvocato ovviamente negarono queste accuse. Anche il padre della ragazza fu dalla sua parte, probabilmente in totale fase di negazione, ma tant'è. La strategia fu alquanto semplice. Lei aveva da poco compiuto 16 anni, era una ragazzina. Gli altri due erano 8 anni più grandi di lei e l'avevano anche introdotta al fumo e all'alcol. Insomma, erano dei predatori e Rochelle una loro vittima. Le parole della ragazza «starei meglio senza mia madre» erano state una scusa per pianificare il delitto da parte di Jason, che non era accettato dalla famiglia di lei e voleva liberarsi almeno della madre.
Tutte le affermazioni di Rochelle sul fatto che Lori la picchiasse, abusasse di lei e quant'altro erano state dette sotto l'effetto di alcolici e sostanze. Jason sostenne che si erano scambiati diverse email e telefonate nelle quali avevano parlato del piano per liberarsi di sua madre, ed era stata lei a dirgli come entrare in casa senza forzare la porta d'ingresso. Jason l'aveva anche chiamata dopo i fatti di quel 13 novembre per dirle che tutto era compiuto, e lei c'era rimasta male, ma del fatto che avessero incendiato il minivan, che avrebbe voluto mantenere. Dopo 2 settimane di discussioni, la giuria non riuscì ad emettere un verdetto unanime. Vi fu quindi un mistrial, e il processo venne invalidato. Tutto da rifare. Va dato atto a Rochelle di essere una ragazza davvero convincente. E non le andò molto peggio nel nuovo processo che si tenne ben 5 anni dopo, nel 2011. Rochelle Waterman non venne giudicata colpevole di omicidio di primo o secondo grado, ma di una sorta di omicidio colposo, criminally negligent homicide, nello specifico. Insomma, aveva causato involontariamente la morte di sua madre. Per questo venne condannata a 3 anni e oggi è una donna libera. Mi sembra di aver letto che si è trasferita in California. Non so se continui a scrivere ancora sul suo blog di quanto sia schifosa la sua vita, ma nel caso non credo che la cosa importerà qualcuno.